Ehi ragazzi, ben ritrovati in AndraLink91 in questo nuovo episodio di Snack World con i Cre che si arrabbia perché ho modificato l'orario, ma stavo tipo 2 mesi indietro rispetto alla vita vera e quindi ho dovuto cambiarlo. Abbiamo finito lo scorso capitolo con una rivelazione scioccante, ovvero che Val è cattivo, è controllato da Aceto. E quindi, che stai facendo, Val? Il cuore del drago. Me ne vado col cuore del drago. Guarda che muso che c'ha quel drago. La pancia non mi piace perché è troppo grossa. E la coda, non mi piace la forma cara coda, ma il muso è bello. Aspetta, fermati! Cosa succede? Dove stai andando? E a questo qua gli cambio voce 3-4 volte in un video, ma vabbè, non mi ricordo mai quale voce gli do. Anche perché passano tipo 2 settimane tra un episodio e l'altro quando registro, quindi. Perché? Perché vuoi farlo? Bal! Non c'è una ragione specifica. È controllato da Ceto. Capitolo 10, la resa dei conti. Vendetta purissima. Non capisco. E così se n'è andato e basta, portando con sé il cuore del drago. Ha ucciso Dralco, Gran Maestro. Ma Dralco. E in effetti sì, è morto. Capisco, giovane Valorosso. Tuttavia, Perché ha scelto questo momento per tradirci, secondo voi? mi stai Sei vivo? prendendo. Oppure no? Sembri decisamente un fantasma. Dopo Esatto. aver perso il cuore del drago, il mio corpo è svanito nel regno spirituale. Ma quando recupererò il cuore del drago, tornerò in carne ed ossa, non temete. È grandioso! Non abbiamo tempo da perdere. Dobbiamo trovare Valorosso e riprenderci il cuore del drago alla velocità della luce. Ancora non capisco. Pensavo che fossimo amici. Perché l'ha fatto? Deve esserci una spiegazione, no? Ma non puoi negare che abbia rubato il cuore del drago? Beh, io di certo non avrò pace finché non avrò infilzato la mia unghia più affilata nelle chiappe di quel piccolo. Cosa? Ehi! Allora, siamo partiti con giochi sul cibo, giochi di parole, no? E siamo arrivati al culmine con i calcagni di Melonia, perché il robot stranamente è attratto dai calcagni, ma ognuno ha il suo feticismo, va bene? E siamo finiti con le unghie infilate nelle chiappe di Valorosso. Io sono esterrefatto. Perché questo dovrebbe essere un gioco per bambini. Sì, fa ridere, no? Ah, le unghie nelle chiappe! Però è molto più sottile di quel che sembra. Lo contatterò tramite Pixie Chat e scoprirò dove si trova. Ecco, un'ottima idea. Perché non ci aveva pensato nessuno? Ha un GPS? Dove sei? Ecco, ma secondo te ti risponde? E secondo te risponderà? Che idiota! Ehi, guardate! Lo stato è cambiato in visualizzato. Vi aspetto alle rovine Gorgonzola. Ha risposto! Ha detto che ci aspetta alle rovine Gorgonzola. Quel tizio vive in quarto a Pixipod o cosa? Hai mai visto una ragazzina di 13 anni? Vive col cellulare. Ma è la maggior parte dei ragazzi di oggi che vivono attaccati al cellulare. Io, se potessi farne a meno, non lo userei. Forza, andiamo, Link, andiamo a prenderlo. Anche perché uso il computer per registrare, guardare video. Quindi alla fine non è che mi serva molto. Ok, ripensamenti. Boss fight contro Valorosso. Livello missione 52, ma il livello è puramente indicativo. Cosa ci dà? Lo scudo Paklap rosso sangue. Ok. Dovrebbe essere facile, eh. Non dico troppo difficile. Perché alla fine. Contro le vipere non era il problema il livello, ma il fatto che io non avessi armi per far loro del male. Quindi alla fine sta tutto quanto nell'avere l'arma giusta. Sì, ho cambiato anche arma, lascia. Ho cambiato il danno che può fare. Siamo pronti allora. Abbiamo cercato dappertutto, resta solo questo posto. Cavolo, quanto gli dispiacerà quando lo troverò. Senza introduzione. Beh, per forza, già lo conosciamo, Val. Bon.
Ah, però non è un gran danno, eh. Bisogna sconfiggere prima il drago o prima Val? Quale dei due prima? Per essere più tranquilli. Oi oi, Val, ce l'hai con me? Oh, che caro. Aiuto, si è rotta. Ah sì? T'ho avvelenato, va. Ok, è andato. Ok, un premio per pescare la lotteria. Non so se avvelenare. Ah, lui è già avvelenato, perfetto. Anzi, ma Val l'ho avvelenato allora. Oi, che è successo? Ma come? Come ha fatto a mandarlo KO? Vai, un potenzino. Eccolo. Ah, ok. Sì, però se per cambiare a. Ok. E finisce così facile? Un po' me l'aspettavo, sapete? In genere Snack World ci ha abituato a lotte che sembrano avere due fasi per quanto sono semplici, e poi invece scopri che non ce le hanno. Però fin qui va bene, per carità, non mi sto lamentando assolutamente. Tra l'altro io mi sono potenziato tantissimo il livello durante le mie varie giocate a Snack World. E non sono neanche a 30 ore a dire il vero. Quindi si cresce abbastanza velocemente con certe missioni. Il livello non conta, non conta assolutamente. Tu sta a vedere che non era voluto. Link, che cosa succede? Va tutto bene? Forse quando fingeva di essere uno degli sgherri di aceto, il sultano gli ha fatto un incantesimo e ha preso il controllo di Vado Rosso. Come ho potuto lasciare che succedesse? Oh sì. Non preoccuparti, Val. Ridai il cuore del drago a Dralco e rimettiamoci al lavoro. Io non ce l'ho. Dirmi che ce l'ha Ho aceto. capito cosa? Già. Temo di sì. È già in suo possesso. Cosa? Cosa? Oh cavolo, Val, sei proprio un Cosa? imbranato. Eh? Oh sì. Ascoltami bene, Val. Non mi piacciono gli sgherri imbranati che lavorano per aceto. Ma. Invece quelli non imbranati ti piacciono? Che stai cercando di dire, Chap? Ma se stai dalla nostra parte, pur essendo un imbranato, allora posso lasciar correre. Ah, ecco il Chap che conosco. Ha un cuore grande come una casa. Vi ho messo in una situazione terribile. Lasciate che provi a rimediare. Saprei farti sicuramente perdonare. Fammi Lo pensare. spero. Cosa ne pensi di lasciarti immortalare da noi? È Un momento, cosa? quello che aspettavo da quando l'abbiamo conosciuto! Sì, mi farebbe molto piacere. Già. Fottina? Era ora. Anche se però è venuto spesso in missione con noi durante quelle principali, quindi alla fine. Lo mettiamo subito negli snack di. No, di gruppo. Perché deve venire in giro con noi. Ok, allora qual è la nostra prossima mossa? Riprenderci il cuore del drago, è Mettiamoci in ovvio. marcia. Che ovviamente dovremmo anche fermare Aceto nello stesso momento. Suggerisco di tornare al tempio buddista e di parlare di tattiche. Oh, magnifico, ti prego, perdonami. Esatto. È acqua passata, giovane uomo. Ciò che conta è dove scorrerà d'ora in poi. Oh sì. Drago, è giunta l'ora. Sconfiggeremo Aceto. Oh sì. Non penserete di poter tenere testa ad Aceto solo perché siete diventati cavalieri dei draghi? Il potere di un oscuro cavaliere dei draghi è molto più grande di quanto possiate immaginare. Impossibile. Aspetta, questo lo doppiavo come maestro Miyagi o come un giapponese incazzato? Non mi ricordo. Cosa? E allora come facciamo a passare al prossimo capitolo? Sì, qua meta tutto spiano. Sgattaiolando senza farci vedere. Oh, sì, certo. Adesso direi che dobbiamo hackerare i dati salvati. Io Molto bene. non l'ho detto, ha detto lei. Ciò che dovete fare è ottenere l'equipaggiamento definitivo, l'equipaggiamento più potente di un cavaliere dei draghi. Cosa? Cosa? L'equipaggiamento definitivo. Cos'è? Sembra fantastico. Lo voglio. Sì! Dove lo troviamo, Dralco? Diccelo, diccelo subito. Esatto. Fallo parlare. Nella foresta nera, sorvegliato da un drago. Da molto tempo poi. Se riuscite a dimostrare la vostra forza contro il drago, forse verrete ricompensati con l'equipaggiamento che cercate. Ehi! Hey.
Perfetto, andiamo Link, andiamo Val. Andiamo a prenderci questo equipaggiamento definitivo. Andate voi, io voglio riposare. Niente scorciatoie, dovrai recuperare l'equipaggiamento con le tue mani. Ne scherzavo, mamma mia che permaloso. Sorvegliato da un dragone, può essere che è della famiglia dragoni. Sì, della famiglia dei dragoni. Andiamo allora, facciamo anche questa. Anche perché la prima missione ho passato più tempo a cercare la chiave per aprire la porta, per andare al piano successivo piuttosto che fare la lotta. Bene, ormai le salto queste perché tanto già l'abbiamo vista l'altra volta, quando l'abbiamo affrontate per la prima volta, le cinematic di apertura. C'è un pestato. Ah, mi sa che non ho niente per il pestato. No. Sono stato abbastanza veloce. Il drago ti aspetta dentro. Prenditi un attimo per prepararti mentalmente. È un avversario formidabile. Vediamo. Ah, quindi non è un boss di quelli forti. Drago rosé, come il vino? Non avendo combattuto contro nessuno, non ho l'attacco più forte pronto, ma non fa nulla. Senti che musica, oh. Ah, gli ho abbassato la velocità? Vabbè, meglio. Già era lento di suo. Oh! Che fai? Mi vuoi abbrustolire? E se lo avvelenassi, invece? A parte che non ho messo Val negli snack, E posso portarmi anche 12 giare, non l'ho prese. Stupido io. Non si è avvelenato? Potrebbe non funzionare sempre. Anche questa, c'è questa eventualità. Ah, pensavo che mi attaccasse tipo con un attacco ad aria formidabilissimo. O non può essere avvelenato. Non che non funziona a primo tentativo, che non può essere avvelenato. Ci provo un'altra volta, poi, anche perché la giara si rompe, poi. Ok, non può essere avvelenato. Va bene anche così, Certo, se però le frecce lo prendessero. Ah, prima non l'avevo visto che caricava l'attacco per dritto. Anche questa è andata molto facilmente. Va bene. Molto facile. Proprio come avevo predetto. Sapevo che la tua forza interiore sarebbe stata all'altezza. Grazie, Dralco. Insomma, due lotte piuttosto semplici. Devo però innanzitutto mettere altre 6 giare e mettere Val in squadra, che non l'ho fatto. Mega premio. Oh, la stellona, quella fa salire di livello. A questo punto voglio vedere questo equipaggiamento dei draghi. Ce l'abbiamo fatta tutti noi. Ah, lo vedo. Sì, avete dimostrato un livello di abilità sufficiente a meritare questo sacro equipaggiamento. Ah. Ok, forte. Guscio che... lo scudo che tanto non uso mai. Allora è questo l'equipaggiamento definitivo di un cavaliere dei draghi. Oh cavolo, è favoloso, è troppo bello. Il falco celeste e il guscio di tartaruga. È l'equipaggiamento britannicente della miglior qualità esistente. La gente dice che è fatto di metallo estratto da un minerale magico, sapete? Non è fantastico, Link? Ora potremo affrontare Aceto. Sì, ora lo batteremo in un battibaleno. Ottimo, allora. Dunque, ora siete i cavalieri dei draghi e possedete l'equipaggiamento definitivo. Tuttavia, ciò non basta ancora a garantirvi la vittoria contro Aceto. E allora? Mi dispiace, è colpa mia se il cuore del drago è tornato nelle mani di Aceto. Farò tutto ciò che serve per riprenderlo, anche a costo della vita. Se Smorg sarà resuscitato, il mondo intero verrà comunque distrutto. Andrò da solo se devo. In ogni caso, fermerò il sultano. Vengo con te, Val. Link. Contate anche su di me. Ora siamo molto più forti. Non ha alcuna possibilità.
farò fuori Aceto, dopodiché io e principessa Melania ci leggeremo le storie della buonanotte a vicenda. È comunque implicato che dormano nello stesso letto. In teoria. Sì, il potere del tuo spirito di combattimento è palpabile. Beh, andate a fare ciò che dovete allora. Bene, ci vediamo presto. Già, è un vero peccato che ci perderemo tutta l'azione. Vediamo un po'. Io devo andare. Esatto. Ovviamente, se riuscirete a sconfiggere Aceto, potrete scegliere la vostra ricompensa. Io potrei diventare la regina di Pefani. Io potrei avere bistecche da un chilo tutti i giorni. Finalmente tutte le donne vorranno stare con me. Vengo anch'io. Fatevi da parte, ragazzi, ci pensa Tabby. Arriva Gobson a salvare la situazione. Mi sa che sconfiggere Aceto ci dà un cuore di drago, perché il cuore di drago è farmabile e serve per aumentare al massimo il livello dell'equipaggiamento. Una volta che tu hai portato al massimo un equipaggiamento, così come leggiare, puoi aumentare il livello finale solo col cuore del drago. E quindi penso che serva, si possa farmare con Aceto. Mettiamoci in marcia. Tutto un tratto sono tutti motivati. Allora ok, si parte. Andiamo all'Equiropoli a sconfiggere Aceto. Sì, yahoo. Avidità. Totalmente guidati dall'avidità. Ok, il re cosa mi dà? Ah, riconoscimento ottenuto. Per essere arrivato all'ultimo capitolo. Allora, Vallo l'ho messo in squadra. Lo proverò nella prossima missione e vediamo come va. Ho messo altre giare, uno scudo, una spada di cristallo, la spada appunto del drago, quella più forte. E il video allora possiamo terminarlo qui nel prossimo. Penso che sarà l'ultima missione poi. Anche perché devo recarmi a Liquiropoli per andare avanti. Allora mi fermo qui. Nel prossimo episodio affronteremo Aceto e finiremo il gioco probabilmente. Poi ci sarà l'undicesimo capitolo, ma ci sarà tempo ancora. Io vi ringrazio per aver seguito il video e spero che vi sia piaciuto. In descrizione vi ricordo ovviamente il link per Instagram e iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, tanto è gratis. E noi ci vediamo nel prossimo video. Bye bye!